Ciao raga, ciao! Conciata così, mi avete già visto in 3500 video, quindi anche se non diamo un veloce sguardo al look, fa niente. A meno che voi non abbiate visto i video precedenti, soprattutto quello sui libri. Non va bene così, non va bene, perché la vostra maestrina vi dice che dovete leggere. Ma vi piace questo anellino, è carino, eh? Smalto di Kiko con top coat di Essence. Molto bene, chiudiamo. Allora, da dove iniziamo? Se viene troppo lungo, come al solito, ve lo divido in due. Video, oh! Sephora? Ma Sephora perché francese? Mais oui, mes amis! Mais oui! Come si dice guardiamo? Regardons, se che capito? Scavolchiamo la commessa, anzi le commesse, sono state gentilissime, mi hanno fatto pure degli omaggini, che poi vi dirò. Allora, iniziamo. Se compravo tre prodotti della linea, non saprei, vediamo se c'è scritto, della linea, no, non si sa, va bene, comunque appena entrati, era lì appena dentro, davano questa pochette di plastica per andare in aereo, e io, siccome ne ho comprati tre, me l'hanno regalata. I tre prodottini quali erano? Fatemi capire un attimo. Questi tre, perfetto. Allora, i tre prodottini che ho preso per quella pochette sono questi. Allora, siccome io sono andata per l'Happy Birthday, i regali del mio compleanno, che mi hanno dato, è qua, Happy Birthday, yeah, dopo vi faccio vedere. Quindi ho preso anche altre piccole cose, volete andare lì senza prendere nulla? Non esiste. Allora ho preso queste due mini palettine, due, perché questa è, ci sarà un nome, un numero, un qualche cosa. Perché abbiamo visto, sono andati io, la mia nipoti e Alessandro, abbiamo visto che erano diversi i colori. Quindi, però io non vedo nessun numero, eh. Vediamo se anche sotto, forse c'è scritto 4YA qui sotto, guardate un po'. Adesso vi faccio vedere, apriamo anche questa, poi, anche questa c'è scritto 4YA, volete vedere che è uguale? No, l'abbiamo vista fuori, qua fuori c'è il disegno, sono diversi colori. Aspettate, eh. Allora, questa che c'è scritto sempre qua, questa è così, ok? Con questo, la plastichina sopra. Adesso vediamo l'altra. No, diversa. Guardate. Vedete? Sono diversi toni. Quindi le ho prese tutte e due, perché effettivamente da fuori si vedevano che c'era qui il rosso, qui invece il viola, insomma, poi c'era questo Tiffany, e invece di qua i toni del grigio. Ma queste palettine 7,90. Ah, e poi alla fine avevo pure lo sconto, non solo per il regalo di compleanno, ma avevo lo sconto, perciò, e poi lo sconto l'hanno fatto alla fine, giustamente, e quindi vabbè, non mi interessa. Poi, cosa ho preso? Ah sì, sempre di quella, stavamo dicendo, due prodotti quelli, il terzo prodotto è questo, Super Supreme Body Butter, siccome io non sapevo nemmeno che ci fosse burro per il corpo, e l'ho letto da voi, su Instagram, oppure le ho visti nei vostri video, delle ragazze youtuber che fanno i video, quindi ho deciso di prenderlo anch'io, il burro, sto famosissimo burro per il corpo. Ovviamente, magari non era di Sephora, invece questo è proprio della loro marca. Però cosa cambia? Io voglio soltanto provare un burro per il corpo. Vabbè. Il profumo
è ottimo, ovviamente mi piace e mi servirà anche per calmare un po' la bronzatura che vuole venire via. E io invece ti dico di stare appiccicata perché ti voglio ancora per un po'. Poi ho preso, siamo qua che si farà perché fra un scesegno qui, allora ho preso questo Sephora, esatto, i loro prodotti. Questo è il numero uno chiaro ed è la terra. Aspettate perché anche questa è chiusissima e non voglio rompermi le unghie. Tobia baia, così insegna le altre due. Tobia, no, non voglio rovinare il pacchettino qui, perché è molto carino il packaging, avete visto? C'è questo sole e ovviamente è una terra. Ecco, molto carina. Allora, loro consigliavano un loro pennello numero 44, se non sbaglio. Cicciotto così, era come un kabuki, era così praticamente. E io ho detto, ma io ce l'ho. E quindi ho preso soltanto questa terra, che diversamente dalle altre terre è anche shimmering bronzing powder, ok, non comedogeno, prodotto per il viso ovviamente, ok, è la terra, però brilla anche. Dunque poi allora cosa, quante, basta, ok. Questi sono gli omaggini. Ma quanti? È la miseria che è? Sephora in passità? Boh. L'Happy Bird è questo. Tre mini ombretti. Comunque, perché lasciarglieli con più gli anni, raga. Adesso non so come sono fatti. Ah sì, posso toglierli. Insomma, sono questi. I colori sono questi per fare un trucco sui toni nude. Cioè, più chiaro. Il medio è più scuro, marroncino, però carino. Omaggini. Allora, cos'è? Clarin, crema antirughe, beh certo, mi ha visto in faccia. E certo, ideale dai 40 anni. Va bene, grazie cara. Ma è giusto così. Poi mi ha dato un profumo da provare di Terre d'Hermé uomo, perché c'è dentro l'uomo, perché c'era l'Alessandro che ha preso un profumo, lasciamo aperto, ha preso il Dolce Gabbana, per me c'ha un giro, ha comprato il profumo in vita sua, ma Light Blue di Dolce Gabbana ha voluto, lasciamo perdere, un boccettino, 46,90 euro, va, però io faccio questo ed altro, le sue ragazze, se no, le sue, la sua, che ne so. Terry Mugler mi ha dato anche Angel, questo da provare, e udite, udite, anche questi due di Dior, sì, ma riuscirete a sentirmi tutto sto casino? Basta! Oh! Dior, giusto? Allora, serum, minga che difficile, oh. Siero viso, oh l'italiano, mua. Siero viso e crema multi perfezione, pelle normali di Dior. E proviamo pure queste. Brava, sta mettendo a fuoco, molto bene. Quindi, come vedete, questa commessa ho speso un po', sì, 83. Comunque mi ha dato anche tanti omaggini e ne sono molto contenta. Quindi passiamo a, io direi di, siccome ho preso tante, ma tante cose, direi di interrompere qui, che magari mi rinfresco un po' e cambio la magliettina. Quindi questo è il primo video haul. Io vi saluto qui, no, bacione, e se vi va ci vediamo ad un prossimo video, ma certo, ciao ciao raga!